Buongiorno, buon inizio settimana. Siamo ancora qui e già, sicuramente qualcuno si starà chiedendo se succederà qualcosa. Anche noi ce lo chiediamo. Di sicuro vorremmo assicurare chi e rassicurare chi crede che non abbiamo nulla da fare. Mi dispiace per voi, ma abbiamo delle vite molto impegnate. E l'unico motivo per il quale siamo ancora qui è perché nessun impegno può essere superiore al diritto alla vita. È uno dei primi articoli dei diritti umani. Noi sappiamo che cosa vuol dire il diritto alla vita. E non si può pensare di andare a lavorare, andare in spiaggia, farsi la vacanza, se poi il diritto alla vita è stato barattato con qualcos'altro. E qualcos'altro in questo caso è: faccio crederti di essere libero, e in realtà devi sottostare alle imposizioni di un qualcosa di più grande. Progetti, 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 progetti. Suonano in maniera strana per chi non è abituato a leggere le gazzette ufficiali, e quindi basterebbe soltanto essere dotti su quello che è la comunicazione governativa al popolo, come legge vuole, e ci si renderebbe conto che quel qualcosa è molto chiaro. Siete tornati dalle vacanze ieri? È stata bella l'uscita nel parco, piuttosto che il picnic sulla spiaggia, il primo sole? Vi siete scottati? Ecco, stamattina risiamo di nuovo a bomba con tutto ciò che può essere positivo per lamentarsi e continuare a credere di vivere. Quindi c'è di nuovo l'incombenza della guerra, c'è di nuovo i tagli sui 110 per le case, c'è di nuovo la previsione di ulteriori restrizioni perché qualcuno non rispetta il codice della strada, e c'è di nuovo il racconto che per la sicurezza bisogna adottare nuove normative, regolamentazioni. Ma soprattutto c'è di nuovo che il diritto alle cure, per quanto tu sia un cittadino nazionalizzato, non ti è concesso, anzi c'è la previsione che a breve devi pagare. Quindi, e chiedete a noi se abbiamo perso il diritto alle cure? No, noi lo esercitiamo ed è il motivo per il quale ci siamo fermati, perché è un diritto e non lo devo chiedere a nessuno. Quindi, anziché lamentarmi nei gruppi, anziché credere che qualcun altro si debba occupare del mio diritto, me ne occupo io. Oggi vorrei rileggere due articoli importanti. Ci stanno bene come inizio settimana, di questa terza settimana di presidio. Uno è l'articolo della Costituzione, è l'articolo 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. È chiaro a tutti? O qualcuno è ancora un concetto astratto? È la legge. E ci sta benissimo in questo momento, in abbinamento a quello della Costituzione, quello dei diritti umani. Articolo 6. Ogni individuo ha diritto in ogni luogo al riconoscimento della sua personalità giuridica. È un argomento un po' particolare. È lo stesso concetto dell'articolo 1 della Costituzione che parla di sovranità del popolo. La personalità giuridica è qualcosa che o è tua
o è di qualcun altro. Ecco per quale motivo per il cittadino italiano la difesa tecnica è obbligatoria. Ecco per quale motivo, in quanto è un diritto, la nostra nazionalizzazione l'abbiamo rigettata. Detto questo, buon lunedì!